Curro ha chiamato Alonso padre. Quale sarà la reazione del marchese e quali segreti sconvolgenti potrebbero emergere alla promessa? Benvenuti su Elsa Serie TV. Oggi vi sveleremo le anticipazioni e analizzeremo insieme gli episodi della soap opera spagnola La promessa, in onda nei prossimi giorni su Rete 4. Discuteremo delle difficili decisioni che Ana dovrà prendere tra salvare Curro o Feliciano, dell'intricata indagine del marchese Alonso e di Romulo sull'incidente di caccia e delle oscure trame di Cruz e Lorenzo che potrebbero mettere in pericolo la vita di Curro. E alla fine del video vi sveleremo una curiosità su Pia Darre che sicuramente vi sorprenderà. Avete notato che porta sempre con sé delle cartelline o della biancheria? Restate con noi per scoprirne il motivo. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della promessa. Curro. Padre. Abbiamo visto Curro chiamare Alonso padre. Ma quale espressione ha avuto il marchese nel sentire dalle labbra del signorino Curro la parola padre? Sono totalmente convinta che Alonso avrà provato un'emozione profonda che gli ha percorso tutto il corpo. Il marchese ha potuto constatare che Curro è qualcosa di più di un nipote, ma ora dobbiamo vedere se finalmente troverà il coraggio di affrontare la realtà e mettere alle strette sua moglie Cruz affinché, una volta per tutte, gli spieghi molte cose. Abbiamo visto che Alonso sembra aver pensato che suo nipote abbia avuto un delirio durante la convalescenza e lo abbia chiamato padre, forse confondendolo con il capitano Lorenzo della Mata. Tuttavia, è possibile che qualcosa si sia mosso dentro di lui e che abbia iniziato a collegare i punti sulla sua paternità e sul figlio che ha avuto con la domestica Dolores, il suo vero amore. Il marchese saprà della voglia di nascita di Marcos e la verificherà per confermare la sua vera paternità. Nel frattempo, assisteremo alla dura decisione che Ana dovrà prendere, salvare la vita di suo fratello Curro o quella di Feliciano. Vedremo come il medico Abel Bueno, aiutato da Ana, dovrà operare il signorino per estrarre la pallottola dal petto. Il compito non sarà semplice e si troveranno nella situazione di dover scegliere a chi salvare tra Curro e Feliciano. A differenza dell'operazione su Feliciano, eseguita dal dottor Sandoval nella stanza del giovane, senza nemmeno lavarsi le mani o sterilizzare il materiale chirurgico, nel caso del signorino Curro è tutto il contrario. Abel e Hannah hanno preparato una sala operatoria improvvisata, curando ogni minimo dettaglio affinché il signorino non corra alcun pericolo di infezione. Accade però che Feliciano peggiora proprio nel momento in cui Hannah e Abel stanno per iniziare l'operazione su Curro, lasciandoli senza opzioni. Teresa si presenta in quel momento per chiedere il loro aiuto, poiché Feliciano sta peggiorando di minuto in minuto e la febbre continua a salire. Abel, che sta ultimando i preparativi dell'intervento su Curro e vuole che Hannah sia al suo fianco, si trova con lei a un bivio. Dicono a Teresa che andranno a vedere Feliciano appena possibile per visitarlo e verificare la causa di questa febbre alta. Ana è molto nervosa nell'affrontare una situazione così complicata, soprattutto quando si tratta della vita di suo fratello, ma è anche consapevole che la vita di Feliciano potrebbe essere a rischio se si tratta di un'infezione generalizzata. Dopo la decisione di Ana e Abel, Teresa teme che il tempo giochi contro il suo amato Feliciano e decide di agire per conto suo, cercando un altro medico. In un attimo tutto si complica per i due giovani feriti durante la caccia e le possibilità che si riprendano sono sempre minori. C'è la possibilità che muoiano entrambi. Cruz e Lorenzo auspicano che il medico Abel fallisca l'operazione e che alla fine Curro muoia, così da evitare di essere scoperti, soprattutto ora che il maggiordomo Romulo non smette di porsi domande su ciò che è accaduto durante la caccia, andando da un luogo all'altro per il palazzo con il suo libro di appunti, prendendo nota di tutti i dettagli. Questo è un aspetto degno di menzione, poiché la Marchesa Cruz non permetterà che il maggiordomo indaghi e scopra la verità, e farà tutto il necessario per impedirlo.
Feliciano muore e il marchese Don Alonso vuole scoprire tutta la verità sull'incidente durante la battuta di caccia, o meglio, sul tentativo di assassinio di suo nipote Curro o di Feliciano. Una cosa abbastanza strana è che, dopo quanto successo ai due ragazzi durante la battuta di caccia, il marchese non abbia chiamato la Guardia Civile per investigare sull'accaduto, soprattutto ora che c'è stato un morto, il povero Feliciano. Sappiamo che Donna Cruz non vuole vedere neanche in foto il sergente Funes al palazzo e proprio per questo sembra strano che il marchese non l'abbia chiamato, perché Cruz non lo farebbe mai. Alonso si metterà a fare il detective e, con l'aiuto di suo figlio Manuel e del maggiordomo Romulo, cercherà di trovare la soluzione di questo crimine. Per cominciare, il marchese si reca con Manuel nella zona degli spari per fare un'ispezione oculare del terreno e, tornati al palazzo, avranno la sensazione che sia successo qualcosa di molto strano. Parlando con Romulo, questi lo rende partecipe delle sue congetture. Gli consegna una piantina disegnata da lui stesso con tutti i punti di caccia ben segnalati e tutte le persone che si trovavano lì quel giorno. Questo aiuterà molto nell'investigazione, poiché Alonso ha un piano ben progettato per cercare di arrivare alla verità. Il marchese ha tracciato questo piano per smascherare il sicario che ha attentato alla vita di Curro, ma prima deve mantenere il giovane al sicuro ed è per questo che lo isolerà nella sua stanza, affinché nessuno abbia accesso a lui tranne Hannah e Abel, che veglieranno sulla sua sicurezza e sulla sua salute. La marchesa Cruz si vede minacciata da suo marito, ossessionato da questo tema, e cercherà di fermarlo affinché non continui a investigare sull'incidente, ma potrà fare ben poco, dato che Alonso non pensa di fermarsi finché non troverà il colpevole che vuole assassinare il suo amato nipote. Vedremo poi che ruolo giocherà il capitano Lorenzo in tutto questo, poiché non credo che resterà con le braccia incrociate, visto che anche lui è coinvolto nel piano della marchesa. Parliamo anche di due elementi molto importanti che possono essere decisivi per chiarire tutta la questione: le due pallottole che hanno colpito una il corpo di Feliciano e l'altra quello del signorino Curro. Al momento Petra è la custode di una di queste pallottole e Abel dell'altra. Vedremo se alla fine Hannah, che sappiamo essere sempre molto intuitiva, questa volta ci sorprenderà essendo più astuta persino della Guardia Civile, come abbiamo visto accadere con il rapimento di Maria Fernandez. Chissà se Hannah o qualcun altro deciderà di esaminare queste pallottole per scoprire da dove provengono e come finirà tutta questa storia. Credo che alla fine Donna Cruz se la caverà ancora, poiché se si scoprisse che vuole assassinare Curro, ovviamente la porterebbero in prigione. E se la marchesa andasse in carcere a vita, la telenovela finirebbe. Quindi penso che vedremo la marchesa ancora per un bel po', e finché non si concluderà la serie, credo che non le potranno dare il colpo di grazia. Prima di salutarvi, vorrei chiedervi se vi siete accorti che da un po' di tempo Pia porta sempre con sé delle cartelle, o a volte della biancheria. Beh, è come un mistero che cresce e cresce. La verità è che Maria Castro, l'attrice che interpreta Pia ad Arre, in quel preciso periodo delle riprese era incinta e chiaramente la pancia cresceva, così gli sceneggiatori hanno cercato di coprirla. Ecco perché ora porta sempre una cartella o qualcosa in mano per coprire la pancia. In seguito, Maria Castro avrà il suo permesso di maternità e poi tornerà. Nel frattempo, vedremo Pia sparire dalla promessa. Se siete curiosi di sapere come gli sceneggiatori hanno pensato di giustificare l'assenza di Pia, guardate questo video che trovate nel canale. Grazie per aver guardato il video fino a qui. Se ti è piaciuto, lasciami un like e non dimenticare di attivare la campanella per non perderti nessuna novità.